Grazie Presidente. Signor Ministro, vede, per fortuna il suo discorso è durato poco più di 20 minuti. Se fosse durato mezz'ora probabilmente la colpa sarebbe stata della bambina, perché ci risulta quasi incredibile dalla relazione che lei ci ha fatto, dove nessuno ha colpe, però c'è un capo di gabinetto che si dimette e un altro alto funzionario che lei, per usare le sue parole, verrà probabilmente avvicendato. Boh, io onestamente non sono avvezzo al burocratese, ma della relazione del capo della polizia Pansa non vi ho capito assolutamente nulla, se non che c'è stato un gioco estremo allo scaricabarile, se non che qui le responsabilità si sono volute limitare a pochi funzionari di un solo ministero, quando in realtà qui c'è anche un altro ministero che ci risulta pesantemente coinvolto in tutta la vicenda, che è quello degli affari esteri. Mi dispiace che il ministro Bonino non sia presente oggi in aula. Già oggi noi abbiamo fatto un question time in commissione e lei, ministro, sa benissimo la stima che ho nei confronti del ministro Bonino, però la sua assenza e il suo silenzio sono abbastanza significativi del fatto che qui si sia voluto picchiare solo ed esclusivamente, come ricordava prima il collega Fava, sulle parti più operative ma deboli nei confronti del sistema, diciamo così, dell'apparato, dimenticando invece quelle che sono le responsabilità politiche. Responsabilità politiche, non solo responsabilità burocratiche o di alti dirigenti o di alti funzionari. Perché vede, tutte le parole che lei ha detto oggi sarebbero state credibili se fossero state dette il 4, il 5 o il 6 di giugno, non oggi, perché c'è una data scolpita nella memoria che è il 2 di giugno, data in cui il ministro Bonino ha ammesso di averla informata di questi fatti. Allora ci deve spiegare il perché, al di là della relazione burocratica, nessuno si è indignato, nessuno si è mosso per andare a riprendere queste persone in Kazakistan, se non dopo che noi, insieme ad altri gruppi, però noi abbiamo portato all'interno di quest'Aula settimana scorsa con un question time la questione e abbiamo costretto il presidente Letta a aprire questo tipo di indagine. Non è credibile quello che ci viene detto oggi, non è credibile proprio per l'assenza di tempi, non è credibile che solo ed esclusivamente ci sia stato un passaggio, leggo testualmente quello che lei ha detto, che forse è la parte più grave. C'è stata una mancanza di flussi informativi ascendenti. Bene, e quelli discendenti? Perché a questo punto ci sorge un dubbio che è quello più grave di tutti. Perché è chiaro che c'è stata l'assenza del governo italiano in questa fase qui. È chiarissima. Lo avete ammesso voi. Noi non eravamo informati. Lei non era informato, il ministro degli esteri non era informato, il presidente del Consiglio dei Ministri non era informato. Bene, e allora quella fase discendente da dove è arrivata? Dal governo kazako? Perché vede, è già abbastanza imbarazzante e svilente essere nelle mani di burocrati, ma quando questi burocrati sono addirittura stranieri diventa un qualcosa di inaccettabile per qualsiasi tipo di governo. Allora, le ribadiamo, va bene, abbiamo preso atto di questa relazione burocratica del prefetto Pansa, che non dice assolutamente nulla, che non assegna colpe a nulla, salvo poi evidentemente scatenare guerre interne al Viminale che non erano quelle che cercavamo, anzi, noi cercavamo e cerchiamo le responsabilità politiche in questo caso, e come responsabilità politiche ribadiamo anche qui in aula una domanda. Il ruolo della Farnesina, perché è sempre stato detto c'è stato un errore, oddio un errore, non si sono accorti dopo aver mandato 50 persone in una casa a cercare un pericoloso latitante che quella signora e quella bambina erano la moglie e la figlia. Stiamo scherzando? Abbiamo dei dilettanti alla Farnesina o abbiamo della gente che vuole prenderci in giro? Perché una terza possibilità non c'è. Non è possibile che un alto funzionario della Farnesina risponda, non un funzionario qualsiasi, un alto dirigente, scusate, della Farnesina
risponda con un fax che non si è accorto perché mancava il cognome da nubile. Bugia, perché oggi è venuta fuori un altro documento dove il cognome da sposata, va bene, lo smentirà nella prossima relazione. Però il dato è politico. Qui c'è stato un silenzio vostro, pur sapendole le cose, perché, ripeto, è ammissione stessa del ministro Bonino che voi eravate a conoscenza di questi fatti dal 2 di giugno. Indignarsi adesso e cercare di andare a riprendere questa persona è solo un esercizio di ipocrisia. Punto e basta.